VAR, vogliamo la VAR, vogliamo la VAR, cos'è? Violentate il portiere. Ha ucciso il portiere. Ma dove va? Dove sta andando? Bella ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Raga, oggi voglio che questo video, ve lo dico subito all'inizio perché mi dovete aiutare, supportate il canale. E raga, questo video deve arrivare almeno a 20.000 mi piace perché è veramente un qualcosa di pazzesco. 2v2 è una specie di trofeo team perché ci sono tre squadre che adesso vi andrò a presentare. E mi raccomando, qua sotto nei commenti, commentate con la squadra che ti fate voi. Non perdi molto tempo però, andiamo a vedere le squadre. La prima squadra è la ZTL, io e Talox insieme per una volta. Poi i milanesi, Dav e Stormy, che guardate quanto sono strani vedere interisti e milanisti coesistere. E poi Los Insa, Los Amigos con Insa. Ragazzi, allora, come potete vedere da questa clip, sarà un 2v2, è un torneo. Quindi prima sfideremo noi i Los Insa ad andare comunque a far gol. Poi comunque noi faremo i difensori, eccetera eccetera. Ma vi lascio alle riprese di gioco. Cioè, devo giurare, il mio pensiero è stato la palla in alto, cosa faccio? E devo difensore. Quindi ragazzi, il primo gol c'è stato. Vai, andiamo a fare il secondo, poi toccherà loro. Eccolo, eccolo. No, ricca. Un punto su due. Adesso toccherà a noi difendere. Però c'è stato comunque un bel gol. Poi la difesa questa volta ha preso le distanze perfette. Io devo stare un pochino attento, ragazzi, perché voglio che lo sappiate. Ho il ginocchio rotto in questo momento, quindi partirà il clickbait. Vai. Bravo Ricca, subito. Meglio così. Subito, Koulibaly. Koulibaly, ragazzi. Meglio così. Dai, okay. Partiamo da qua fuori. Cali tu, Koulibaly. Quindi passiamo comunque, oh, bella sfida. Sono vecchio. Bella sfida, ragazzi. Vecchio, facciamo vedere sfida. Un po' di fair play. La vecchiaia. Bravo Ricca. Fair play, facciamo vedere il fair play per favore. Eccolo qui. Fair play finanziario. Bravo Ricca, quindi adesso andiamo in finale. Ma adesso si sfideranno loro. Sì, te lo giuro. C'ho già il fiatone. Ragazzi, sono Zhang Li. Zhang Jindong. E lui è il mio amico Wonton Fritto. Direttamente da le sedi di Milanello. Ricordiamo che anche abbaia non è abbastanza cotto. Ah. Procediamo. Vai Stormy, devi farmi. Devi farmi. Oh, dopo. Oh, dove? Vai, proprio interista, proprio interista. Scivolato. Andiamo. Però fosse stato della Juve sarebbe stato rigore. Palla nostra ancora. È partito il bait qua. Ma vuoi che inizio io, Dav? Ce la fai a tenere la palla? Dica Milan e Juve e interazione non siamo esistiti. Voglio tosso, voglio tosso. Non lo vedi. Ah, entra, entra. Entra in Italia almeno. Oh, non. Oh. 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 Bravo. Oh. Per me non è rigore. Cortesia, il VAR. Fisico. È come Neymar! Quindi tocca a voi adesso, noi abbiamo fatto schifo. Beh, vediamo se facciamo più schifo di voi. Un po' di distanza. Oh. E qua è bello screener, bello forte. Occhio al lancio. Occhio al lancio. Oh! Figlia, curioso! Oh, Dabbo, vedi le linee di passaggio. Rigori, rigori! Ti sei cagato con l'urlo della faina? È stato più semplice di quello che pensassi. Quando ho visto la palla arrivare sul destro. Adesso rigore, io sono massimo esperto di rigore. Avete visto? Avete visto? C'è Nico che ci sta raccontando tutta la sua vita. Polo Gorroico. Però. Portier, sei pronto per questi rigori? Scusi, puoi inquadrare? Certo, con il quadro. Però non mi sta nell'obiettivo. Primo rigorista. Ah, ragazzi. Devo portare in vantaggio milanese. Occhio cinese che cade! Facile, facile, easy! Primo punto. Forza Lazio. I milanesi sono in vantaggio. Insa. Forza Lazio. Oh! Dai, per cagare! Il portiere è andato vicino. Che brutto rigore, mamma mia. Stormy, pipite Higuain. È la piazza! Anche lui nello stesso angolino. Facile, ragazzi. Attenzione, ragazzi, il rigore decisivo. Oh, ragazzi, Ecuador, Brasile. Los Insa. E lo sbaglia! Eh sì,
come Roberto Baggio. Attenzione, sì, i milanesi di Zhang passano. I milanesi in finale. E si va in finale, ragazzi. Mi sa che quello col ginocchio rotto era lui, non io. Ragazzi, era per farli vincere i cinesi, ma no. Dillo, diciamo, gli hanno vinto troppe volte. Diciamo assistiti questa squadra, quindi forza, forza. In teoria nell'altra squadra c'è uno juventino, quindi dovremmo vincerlo nella finale. Staremo a vedere. Ok, ragazzi, le due squadre finalisti sono queste, quindi ZTL e Zhang, i milanesi. Allora, regà, commentate qua sotto, secondo voi, quale sarà la squadra vincitrice di questa finale. Ovviamente noi. Non vi stavo vedendo. Siamo di Zhang. Vabbè, regà, allora, comunque io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscriversi cliccando la campanella. E tra l'altro sui loro canali sono usciti anche degli altri video che vi lascerò nelle schede. Quindi che vinca la squadra migliore. Quindi Le schede. Noi. Andiamo, regà. Io ho la maglietta che porta sfiga per le finali, ma dobbiamo farcela. Ma questo è il Bayern Monaco. Ma sanno giocare veramente a calcio d'oro. Bravo. Ma è sempre bravi. Mannaggia. Però ragazzi, abbiamo un'altra possibilità. Vai. Vediamo di non diventare Ranocchia e Zapata. Riesci, bravo. No, no. Ricama veramente. Troppo forte. Non l'ho fatto apposta. Scrignare romagnoli, però non sanno attaccare. Quello non è possibile. Ce la giochiamo ai rigori. Ma come si fa? Come si fa a superarli questi? Ai rigori. Vieni. Vieni. Posso fare il gioco, vai. Mamma mia. Che skill, Le skillette. Te li porto via. Prende tempo! Mi fa correre per niente! Se vuoi, ci sono! Seren! Però voi sarete anche Skriniar e Romagnoli, ma Koulibaly e Giorgione Chiellini! Dobbiamo provare, ragazzi, tattica Juve! Mi butterò, vediamo se... Però non c'è l'arbitro! Il regista di questo film! Se la rubano tra di loro! Attenzione! Ti devi far vedere! Buona! Oh, Dabbo! Incredibile! Via, finita lì, eh. Kalidou, Koulibaly e Chiellini, la coppia infermabile. Comunque, dopo questa, guarda, ci è rimasto male. Allora, siamo in pareggio. Prima però di andare fate, ai rigori, fate gli uomini e ce ne giochiamo un'altra. Dai, Davo, okay. Come facciamo? Dobbiamo vincere per forza. Ma c'è il fiatone. Tutti col fiatone, ma ne giochiamo un'altra. Ah. E questa volta ve lo dico. Devo utilizzare il 30%. Stavolta andiamo a fare la vittoria finale. Dai, no, devo utilizzare il 30% delle mie abilità adesso. Ah. Via, regà. C'era! Violentate. Ha ucciso il portiere! Ma è un atto sessuale! Ragazzi! Oh. Che cazzo fa? A 13 anni si è già strappato, guarda! È il classico, chi era il portiere che milanista che tipo aveva fatto. Aveva preso l'autogol e si era ucciso. Non mi ricordo. Diego Lopez. Sicuramente non si ricorda per le sue doti. Vabbè. Però adesso tocca a noi. Vai, dobbiamo. Allora, sei ripreso? Non vado in impostazione di gioco. Ma io. Imposto tu io. Fai tutto, poi mi trovi a un certo punto, facciamo così. No, Ricca, che cazzo fai? Ricca, ma sei Koulibaly. Ho fatto il blocco, quello è fallo, arbitro. VAR, vogliamo la VAR, vogliamo la VAR. Cos'è? Cos'è? Ma era blocco o non era blocco? Buonissima, ragazzi. Ma che buona. È buona, io non ho visto niente. Ma dove va? Dove sta andando? Ma dove va? È regolare questa cosa. Io sinceramente non ne ho idea. Ma quindi adesso rigori? Rigori? Si decide rigori e qua ancora peggio. Cazzo, ho finito tutte le mie energie in questa esultanza. Non facciamo stupidate. Vai, chi inizia per i rigori? Iniziate voi. Portier, mi raccomando, David Trezeguet, la traversa. Cioè, ragazzi, ma non è il primo rigore che sbaglia, Vai tu adesso. Vado io. Dai, io voglio il rigore decisivo. Ragazzi, sono Thanos, sono ineluttabile. Ineluttabile, ciocco di dita e gol. Vai, non cagarlo. No, la rincorsa è... Oh! Ho insegnato a tirare i rigori. La rincorsa che frega il portiere. La dab a casa del padrone. Ah, questo proprio... Un gestaccio, ragazzi, Ragazzi, nell'esultanza di prima, è venuto la cervicale. Può essere già il rigore decisivo. Portier! No. Ragazzi, non è un portiere professionista. Rifare perché non era attaccata. Ah no, deve rifare perché se non sbaglio non era attaccata, è irregolare. No, però è vero, era irregolare perché la palla l'avevo messa qua. La rincorsa è go! Vittoria! Senza tirare il rigore. Senza nemmeno tirare il rigore, a sto punto che faccio? Lo tiro? No. Tiralo, dai. Vai, se sbaglia abbiamo vinto noi, vai. Dai, va bene. Segna vince. Chi segna vince. Soliti Zhang che devono fare la ladrata. Però ragazzi, noi già l'abbiamo vinta questa partita. Facciamo il rigore, quello finale. Sì, abbiamo vinto. Hanno vinto? Cos'è? Ha vinto il bene.
Non lo so, raga, fatecelo sapere voi allora. Lo scrivono nei commenti, è vero? Esatto, ragazzi, scriveteci nei commenti secondo voi chi ha vinto questa sfida. E se hai rotto il ginocchio, Insta, ce lo vuoi raccontare un'altra volta? Devo operarsi a settembre. Devo operarsi. Quindi, ragazzi, il video finisce qua. È stato super divertente. Fateci sapere voi nei commenti chi avrà vinto. No, come il verbo? Sì, chi abbia vinto? Chi avessero. Però. Chi avrebbero. Chi avrebbero. Fateci sapere secondo voi chi ha vinto. È ineluttabile. Okay. Fateci sapere secondo voi chi ha vinto questa sfida qua sotto nei commenti e chi ha fatto il miglior gol. Allora, ciao, ragazzi, io saluto mia nonna. Che mi guarda. Io saluto la nonna di Stormi. Salutiamo tutti, hashtag nonna di Stormi allora. In Ecuador. Io ringrazio il signore per questa opportunità. Grande portiere comunque, eh? Grande, sì. Grande. Ringrazio portiere. I medici per il ginocchio. Io aspetto a parlare perché non è ancora finita la giornata. Non è vero. E vabbè, raga, noi ci vediamo in un altro video. Ciao, ragazzi. Bello. Boom.